Ciao Belloni, bentornati sul canale. Questa è Edimburgo, che è dove vivo, e oggi volevo farvela vedere ai tempi del Covid, perché troverete una città che forse assomiglia a quella che avevate visitato, ma che è un po' differente. Infatti non c'è nessuno in giro. Io vivo ad Edimburgo da settembre 2019, ma ho già vissuto qui in estate, un'estate bellissima. Edimburgo è una città del nord del Regno Unito, in Scozia, ed è della Scozia proprio la capitale, con quasi 500.000 abitanti. Siamo pochi. Andiamo adesso a curiosare per le vie del centro. Nella zona vicino a casa mia la situazione è quasi normale, c'è qualche locale aperto e c'è un po' di gente in giro che aspetta l'autobus o compra, ma in centro le cose sono un po' diverse. Ti accorgi che qualcosa è cambiato dagli autobus mezzi vuoti in una strada popolosa come quella di Nicholson, dove potete ammirare il museo della sala del chirurgo, vedete come facciata potrebbe ricordarvi qualcosa, e dall'altra parte il Festival Theater. Edimburgo è una città molto giovane, ve ne accorgete da tante cose, e siamo pieni comunque di occasioni per andare a teatro. Alle mie spalle ora vedrete il Museo Nazionale di Scozia, che è uno di quei posti dove andrete quando pioverà, e vi assicuro che pioverà. Qui in UK credono nell'importanza dell'arte, che deve essere accessibile per tutti quanti, per questo motivo i musei sono gratuiti, però è sempre gradita una piccola donazione, io vi consiglierei di farla. Una volta dentro capirete perché ne valga la pena. Poi io chiaramente capisci di essere in Scozia quando ci stanno i gabbiani che si mangiano qualcosa di confezionato, tipo in questo caso delle patatine. Niente racconta la fedeltà come Bobby, il cane. Bobby infatti è un cagnolino che per 14 anni ha vegliato la tomba del suo padrone. E adesso vi faccio vedere dove è sepolto John Gray. Questo è il cimitero di Greyfriars ed è dove è sepolto il padrone del piccolo Bobby. Questa è la tomba del cagnetto e come vedete alla base i turisti e i locali mettono un bastoncino. Il cimitero è molto bello ed è veramente tipico, molto british, ed è qui che l'autrice di Harry Potter si è ispirata per i nomi di alcuni dei suoi personaggi, tra cui il cattivone Voldemort. Qui in mezzo troverete appunto nomi familiari. Le tombe sono senza dubbio molto antiche e senza dubbio caratteristiche. In una città come Edimburgo si parla spesso di fantasmi e non per niente qui troverete uno o più tour guidati per parlare di cosa dei fantasmi di Edimburgo. Però vi devo dire che io i tour dei fantasmi ancora non li ho fatti perché mio marito è contrario, nel senso che dice ma è una stupidaggine. Lo so che è una stupidaggine, ma io lo voglio fare, quindi lo farò. In generale i cimiteri per i britannici sono un luogo di ritrovo perché c'è il verde, ci sono le panchine e vengono qui a mangiare, parlare oppure rilassarsi leggendo un libro sulle numerose panchine. Anche qui rubano, però come vedete c'è un po' di fiducia. Passeggino lasciato qui all'entrata in attesa di essere ritirato. Salutiamo Bobby e scendiamo per la città vecchia. Rispetto alla zona dove vivo io, che è a 5 minuti più in là, vi accorgete già che qui è proprio tutto chiuso. Essendo una zona più turistica, non avrebbe molto senso stare aperti. È difficile spiegare cosa voglia dire camminare per la mia città e trovarla così vuota, non c'è nessuno nel suo centro. È difficile perché è una ferita, vuol dire che sì, la città è bellissima, va avanti anche senza di noi, però vuol dire anche che non sta andando bene, ragazzi, siamo altrove, perché ovviamente dobbiamo stare altrove. Edimburgo è una città che si sviluppa su più piani, sopra, come vedete, c'è dove eravamo prima, ma la città si sviluppa appunto anche sotto. Se passate di qui non scordatevi di comprare un cappellino, ce n'è veramente per tutti i gusti. Siamo arrivati a Grassmarket, una zona turistica che più turistica non si può, dove di solito nel weekend c'è un bel mercato. Oggi non c'è nulla, il nulla più totale, ragazzi. Avendo le entrate in questi vetri un po' leggeri, diversi locali hanno messo questo sbarramento fatto di legno che ha tramutato la città in una città un po' zombie, un po' alla The Walking Dead. I locali qui hanno chiuso in fretta e in furia e si sono dovuti accertare di scrivere che non c'era carta igienica o disinfettante per le mani disponibile all'interno. Questo per paura che qualcuno disperato entrasse per rubarla. In quasi tutte le parti della città è possibile vedere il castello, che adesso vi farò vedere, sta su un montarello, ed è possibile vedere non solo il castello ma anche altri due monti, il primo che è Calton Hill e il secondo che è l'Arthur Seat. Questo cosa vuol dire? Che dalla vostra finestra, se vivete qui, potreste avere quella vista lì magnifica. Per arrivare al castello dovrete fare milioni di scale, ragazzi, questo è solo l'inizio. Ed eccolo qui alla base di Grassmarket, il nostro castello. Come detto, questa è solo una delle parti della città dalle quali è possibile vedere il castello, e lì come al solito ci sono le scale per chi volesse avventurarsi su. Tante scale, ragazzi. Oggi non farò le scale e vi porto a vedere il castello passando da un'altra parte, senza scale. L'architettura di Edimburgo è certamente peculiare, differisce da quella delle altre città più importanti, quali Glasgow, Aberdeen e così via. Differisce perché, come ho detto tante volte, ognuno ha costruito con il materiale che trovava e quindi ogni città ha le sue pietre, i suoi materiali tipici con cui ha costruito i mattoni. Se siete stati qui vi ricorderete questa strada, Westbow o anche Victoria Street, che di solito è piena di gente. Oggi, come potete vedere, ci sono solo io.
Dicevamo che sembra un po' una città zombie? Direi di sì, ragazze. Stay home. Ovviamente i negozi tipici o turistici sono tutti chiusi, ma niente può farci dimenticare la bellezza di questa città. Durante questo mio pellegrinare ho incontrato forse 10 persone, sono fuori già da un'oretta. Per errore mi sono bloccata in questo tunnel, spero di non incontrare nessuno proprio adesso, che non c'è la distanza di sicurezza. Eccoci qua, siamo tornati nella parte alta della città, che è anche da dove siamo partiti, di fronte alla Biblioteca Nazionale, e andando per di là andiamo verso il Royal Mile, una delle strade più famose di Edimburgo. Siete venuti ad Edimburgo, non potete non essere passati di qui, il Royal Mile. Ve lo ricorderete, pieno di persone che fanno a cazzotti per camminare. Questa strada è tutta piena di negozi turistici, qualcuno di questi ha anche il Tartan Memoriale in onore di Lady Diana. E collega il castello che abbiamo di fronte con, alle mie spalle, il palazzo di Holyrood. Holyrood Palace è dove la regina passa parte delle sue vacanze estive ancora oggi. Lo trovate continuando laggiù in fondo e Royal Mile collega appunto questi due lati della città vecchia. Io però per oggi direi di lasciar perdere il palazzo dove va ogni tanto la regina in estate e di portarvi invece al castello per vederlo insieme da fuori. Mentre andrete verso il castello vi accorgerete di quanto questa parte della città sia pazzesca, troverete statue di vario genere e poi arriverete lì a Parliament Square, che è circondata da St. Giles, che in italiano si chiama Cattedrale di Sant'Egidio ed è appunto una cattedrale molto molto bella. Già solo da fuori vi accorgerete di quanto questa parte della città sia appunto meravigliosa. Nel frattempo ovviamente ha iniziato a piovere, perché ovviamente non ha mai piovuto in queste settimane e io sono uscita per fare questa ripresa e piove. Io abito a circa 5 minuti da qui, però qui non ci vengo mai perché, come dice una mia amica, in questa zona della città è più facile trovare, che ne so, un accessorio per il tuo kilt che un litro di latte, per dire. Questo perché è una zona assolutamente turistica e, come tutte le zone turistiche, i locali, cioè le persone che qui ci abitano, insomma, fanno un po' fatica a passarci in mezzo, perché vuol dire andare molto piano, camminare lenti e rallentare. Ora ho due scelte: girare a sinistra e andare verso casa mia oppure andare verso il castello. Siamo arrivati al castello di Edimburgo e come sempre quando vengo al castello di Edimburgo piove, ragazzi, quindi questa sarà probabilmente l'ultima tappa del nostro giro. In questa parte della città potete vedere il Belvedere e da qui potete vedere meglio cosa intendo quando dico che Edimburgo è costruita su più piani. Si torna a casa e i miei capelli già non sopportano più tutta questa pioggia che voi non vedete ma io sento tutta. Sono uscita per la prima volta per vedere questa parte della città soltanto ieri e mi ha stupito non vedere nessuno in giro. Oggi c'era persino più gente di ieri, quindi immaginate ieri cosa fosse. Questo perché so che la vita va avanti anche senza noi esseri umani, questo è chiaro, abbiamo avuto la primavera, abbiamo avuto tutto. Però malgrado questo e malgrado il fatto che comunque in questo modo puoi vedere Edimburgo libera, puoi fare delle belle fotografie, puoi girarla in tutta calma eccetera, io non vedo l'ora che si possa tornare a ciò che eravamo prima, sperando di essere anche migliori di quello che eravamo prima. Perché questa è la mia città, l'ho scelta per essere tale e prima vi posso garantire che sì, ogni tanto si faceva un po' fatica a camminare, soprattutto in estate perché c'erano molti turisti eccetera eccetera, però era meravigliosa perché era viva perché c'eravamo noi in mezzo e spero di poter tornare presto a quel punto lì. Questo spettacolare scorcio alle mie spalle vi saluto e ci rivediamo nei soliti posti, social media eccetera. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci rivediamo mercoledì prossimo sempre da Edimburgo.